Ci devo innanzitutto, scusami Simone, ma dedicare questa vittoria al nostro direttore sportivo Antonio Sapone, che la scorsa notte ha perso la nonna, ma è comunque voluto essere vicino alla squadra, qui quindi ci tenevo a dedicare innanzitutto questa, come prima cosa, questa partita a lui. È stata una partita, come hai detto, le due volti, siamo partiti con, sicuramente con il piglio giusto, ci hanno aiutato chiaramente le percentuali da 3 punti. La nostra idea era quella di alzare subito i ritmi, provare ad andare subito su un punteggio, portare subito la gara su un punteggio alto. Ci siamo riusciti nella prima parte di partita. Siamo chiaramente calati nella seconda parte, ci sta nell'idea nella quale avevamo preparato la partita. Siamo stati bravi però a tenere botta ai continui rientri di Reggio Calabria, che comunque rimane una squadra in forte crescita. Anche noi dovevamo dimostrare innanzitutto a noi stessi dando un po' di continuità a quelli che sono i risultati e le prestazioni, ci siamo riusciti, quindi siamo contenti. Sì, chiaramente logisticamente sicuramente scomodo, chiaramente per noi che ogni 2 settimane siamo coinvolti in viaggi che devono coprire tanti chilometri, sicuramente non comodissimi, chiaramente fa parte del gioco. I gironi si mischiano, l'anno scorso siciliane e campane erano nello stesso girone, quest'anno è toccato alla Lombardia e al Veneto. Sicuramente non possiamo essere felici di questa cosa, però dobbiamo accettare quello che è la realtà dei fatti. How did you want me to?